Buongiorno a tutti, io sono la dottoressa Laura Oliveti, laureata in psicologia degli interventi clinici nei contesti sociali e collaboro al progetto Resto a casa, insieme resistiamo, un progetto che vede la collaborazione della Regione Marche con le principali sigle sindacali dei pensionati, CGIL, CISL e UIL. Oggi illustreremo brevemente le principali tipologie di mascherine utilizzate e le loro funzionalità. La prima tipologia di mascherina è la mascherina chirurgica, quella comunemente utilizzata da tutti noi. Questa mascherina protegge prevalentemente gli altri dall'eventuale fuoriuscita del virus, ma non dal virus in ingresso. La seconda tipologia di mascherine sono le FFP2 o FFP3 con valvola. Queste sono le mascherine che vengono utilizzate prevalentemente all'interno degli ambienti sanitari e quindi dal personale che si occupa della cura dei pazienti. Queste mascherine permettono di non infettarsi, ma lasciano uscire l'eventuale virus. Infine, la terza e ultima categoria sono tutte le mascherine FFP senza valvola. Queste mascherine impediscono al virus sia di entrare sia di uscire, quindi proteggono in entrambe le direzioni. Spero di esservi stata utile e ci vediamo al prossimo appuntamento.